Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Il ministro della salute Roberto Speranza ha parlato della questione vaccini a Stasera Italia Weekend. La campagna è partita con il piede giusto, abbiamo superato il milione di dosi e questi numeri sono destinati a crescere, così come avverrà in tutta Europa. La situazione è buona, ma chiediamo a Pfizer di rispettare i patti con serietà e rigore. Ci dicono che dalla prossima settimana tornerà tutto alla normalità, ma siamo rigorosi e chiediamo che venga rispettato tutto nel dettaglio. La macchina ha bisogno di assoluta puntualità. Matteo Renzi ha parlato dell'attuale crisi di governo causata dalle dimissioni dei suoi ministri. Il tentativo di buttare la crisi di governo su di me, sui miei rapporti col PD, con Conte, sta diventando imbarazzante. Così il leader di Italia Viva ha mezz'ora in più. Non ho un problema personale, ma se noi non riusciamo a mettere a posto le cose, il paese va a carte 48. Il recovery plan non era all'altezza per un giudizio unanime. La battaglia che stiamo facendo è fondamentale per il futuro dei nostri figli. Il nostro obiettivo non è cacciare a Conte, ma non sarò responsabile di uno sperpero di risorse utili al nostro paese. L'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha comunicato che la Pfizer ha ridotto di circa 165.000 dosi il nuovo invio dei vaccini. Questa decisione, assunta a detta di Arcuri in modo totalmente unilaterale, crea più di qualche problema nella simmetria tra le regioni. Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Val d'Aosta sono infatti le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech. La Protezione Civile ha diramato il bollettino pandemico per la giornata di ieri, 17 gennaio. Si certificano 12.415 nuovi contagiati, a cui si aggiungono 377 morti e 16.510 guariti. I tamponi processati sono stati 211.778, per un tasso di positività in leggera discesa, meno lo 0,4%, attestandosi al 5,9%. Discesa sia delle terapie intensive, con il meno 17, che dei ricoveri ordinari, meno 27. La regione che fa segnare il maggior numero di incremento di positivi è la Lombardia, con 1.603 unità. L'unità di crisi della regione Campania ha diramato il bollettino Covid-19. Si certificano nel più recente aggiornamento 1.021 nuovi positivi, di cui 56 casi identificati con test antigenici rapidi, di cui 908 asintomatici e 57 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 14.588, di cui 1.009 antigenici, per un tasso di positività pari al 6,9%. Si contano 452 guariti e purtroppo 12 deceduti, 6 nelle ultime 48 ore ed altrettanti in precedenza, ma contabilizzati solo nella giornata di ieri. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, 656 sono i posti di terapia intensiva disponibili, con occupati 94. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento della curva pandemica da Covid-19. Nella giornata di domenica 17 gennaio sono registrati 97 nuovi contagi, di cui 72 guariti e 8 deceduti, per un incremento dei positivi attuali di 17 persone rispetto ai tamponi processati, che sono stati 1.582, per una positività pari al 6,1%. La città che fa segnare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni, con 277, seguita da Mondragone con 215 e Caserta con 198. Passiamo invece adesso alle notizie sportive, perché c'è stata una grande vittoria del Napoli ieri allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Nel match delle ore 12:30 i partenopei hanno liquidato la Viola con un perentorio 6-0. Tutto facile per gli uomini di Gattuso, che chiudono la pratica già nel primo tempo avanti 4-0 grazie alle reti di Insigne, Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa lo stesso capitano azzurro ha trovato il 5-0 dal dischetto, e poi Politano ha chiuso definitivamente il 6-0 finale con una giocata delle sue. Con questo successo il Napoli sale momentaneamente al terzo posto assieme alla Roma, anche se deve recuperare la gara contro la Juventus, a meno 6 da Inter e Milan, con il Milan impegnato questa sera nella trasferta di Cagliari. Oggi è sembrato tutto molto semplice, ma così non è stato. Insigne ha dato subito la svolta alla partita con una grande giocata. La Fiorentina ha perso cattiveria dopo il nostro gol. Dobbiamo crescere mentalmente. Abbiamo buttato troppi punti dopo il primo errore commesso. Il pranzo fuori, ho visto la squadra stanca mentalmente. Servono queste cose. Vorrei un po' più di aggressività, perché è un onore allenare il Napoli.
Napoli per me e dobbiamo fare il salto mentale, dobbiamo dare tutti di più. Con la Fiorentina abbiamo regalato una grande prestazione che spero si possa ripetere mercoledì. Mercato, Llorente per ora rimane, gli attaccanti non stanno benissimo, Petagna è uscito per un problema al polpaccio, Mertens ha ancora fastidio alla caviglia ed Osimhen non si conoscono i tempi e quando ritornerà. Per quanto concerne invece Fernando, per adesso rimane con noi. Queste le parole di Gennaro Gattuso dopo il match contro la Fiorentina. Sempre con il calcio, questa volta con la Casertana, perché i Falchetti hanno vinto 3-1 in casa della Paganese, ottenendo così il secondo successo di fila dopo quello contro interno contro il Catani. In rete Castaldo, Cuppone e Icardi, tutti nella ripresa dopo il vantaggio iniziale nel primo tempo firmato da Diop. Andiamo ad ascoltare le parole del centrocampista Icardi, autore del terzo gol. Sì, vabbè, abbiamo reagito benissimo e ci siamo meritati una vittoria che era molto importante, sapevamo quanto fosse importante e venivamo quindi da una bella partita contro il Catania e trovandoci ad affrontare la Paganese in una situazione delicata, un campo complicato, loro è una squadra che gioca un po' sporco e ci fa giocare sporco e siamo stati bravi a riportare la partita dalla nostra parte. Sì, serviva magari un po' più di peso, un po' più di quantità mista a qualità che Gigi ha e sappiamo che ha. E anche l'episodio del gol ci ha dato quella spinta in più per credere che potevamo ribaltarla, anche perché poi mancava penso più di 30 minuti dalla fine della partita, quindi senz'altro è stato fondamentale. Sì, noi in tutto il periodo passato, se ripartiamo dall'inizio, abbiamo sempre messo in campo il cuore in ogni partita, in ogni situazione, con tanti indisponibili sia per infortunio che anche per Covid. Oggi siamo stati più bravi del solito, forse abbiamo anche fatto un passo in più per quanto riguarda la maturità, dal momento che abbiamo preso il gol fino a fine la partita e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Un campo complicatissimo che non so quante squadre nella stessa nostra condizione potevano magari riuscire a ribaltarla e quindi noi siamo stati molto bravi. Faccio complimenti a tutti, al staff, ai giocatori, tutti quanti. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.